Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Ministro, lei ha avuto il pregio o il difetto di avermi fatto buttare il discorso che avevo scritto per la seconda volta. La prima volta al Senato, quando parlò il leader di Italia Viva, e adesso lei, non so se sia un pregio o un difetto, veda lei. Ha detto alcune cose a cui non posso non replicare. Ha detto realistico. Certo, è realistico perché ci sta solo la parte del tendenziale, che direi è quasi inutile, solo la parte del tendenziale, se dire così. E ha detto che l'attesa è meglio dell'incertezza, forse l'ha presa da una pubblicità, ma il problema è che l'attesa non è meglio dell'incertezza. Le persone, i cittadini italiani, hanno necessità di sapere come succede. I piani vanno fatti, poi vanno rivisti. Lei, quando esce dal porto su una barca, decide in che direzione andare, poi cambierà la rotta strada facendo, ma non è che rimane fermo lì a farsi cullare dalle onde. Una rotta la deve avere e questo non è accettabile. Non si può dire che non si presenta una rotta semplicemente perché l'ha chiesto la Commissione europea. Poi ha detto, ovviamente, ha parlato chiaramente del superbonus, stavolta ci ha messo poco a rientrare con la parola, e ha detto che poi è colpa anche del superbonus, ci sono le limitazioni della sanità. Ma ricordiamoci che voi avevate messo quella che noi chiedevamo da secoli, cioè quella tassa sugli extraprofitti bancari, che poi dopo una telefonata avete tolto e avete messo per favore della patrimonializzazione delle banche per dare il credito. Patrimonializzazione di cui sinceramente non ce n'era tanto bisogno, visto che alcune banche italiane sono al top in Europa. E il credito è stato certificato che negli ultimi 12 mesi c'è stata una riduzione del 2,5%, quindi non c'è stato questo credito. Difficoltà a contabilizzare il costo, ma è stato detto prima da un collega, che avete valutato i 14 miliardi, ne avete avuti 64 e l'avete fatto voi, siete 19 mesi che siete al governo, ministro, non potete dare responsabilità ad altri, c'è una vostra responsabilità nella valutazione, ma la responsabilità maggiore in questo è quando a febbraio del 2023 vi siete inventati il decreto legge 11, quello che ha dato la prima mazzata al superbonus, che ha creato una corsa nell'ambito degli operatori, tant'è vero che i crediti del superbonus sono passati dai 119 circa ai 220 di adesso. Peccato che all'inizio quei crediti del superbonus erano considerati non payable, quindi andavano a impattare solo sulla parte effettivamente compensata e l'Agenzia delle Entrate ci ha stabilito che adesso, al 4 aprile 2024, di quei 220 miliardi solo 40 sono stati compensati. Quindi non si può andare a dare ancora la colpa al superbonus. Ha parlato che il governo ha una grande fiducia anche per i risultati elettorali. Giusto un inciso, lo ricordo, voi siete qui al governo con il 24% dei voti utili degli italiani, perché l'altro 76% o non ha votato per voi o non ha proprio votato. Siete qui per una legge elettorale. Diciamolo chiaramente, è una questione di legge elettorale, non di maggioranza in Italia. E poi sul patto di stabilità avete dato il compromesso. Ha citato due acronimi, l'LSD lo lascio perdere, ha citato quello, il SIL, sacrificio, investimento e lavoro, giustissimo. Il problema è il sacrificio lo stanno facendo tutti i cittadini perché non avete risolto i problemi di inflazione, per esempio quello non l'avete proprio toccato e entrerò in merito su questo dopo. Sugli investimenti, poco e nulla, nella scorsa legge di bilancio e di investimenti avete messo solo garanzie e sul lavoro. Ma sul lavoro cosa? Se voi addirittura nel DEF 2023 avete scritto che spingete per la moderazione salariale, l'avete scritto nel DEF, non è che ce lo siamo inventati. Lavoro dove sul salario minimo, su una proposta di legge, un disegno di legge delle opposizioni, voi l'avete svuotata e l'avete resa legge delega al governo per mettere in un cassetto, perché non avete avuto il coraggio come governo, come maggioranza, di dire agli italiani che voi non volete il salario minimo e quindi non volete tutelare quei cittadini sotto pagati in Italia. Questa è la realtà. Voi, questo è un DEF fantasma, avete fatto un DEF al buio perché la parte del programmatica che non c'è è proprio la parte che doveva essere più importante. Ma perché non l'avete fatta? Non l'avete fatta perché non avete il coraggio, visto che fra 2 mesi si va alle elezioni, non avete il coraggio di dire agli italiani a cosa si andrà incontro, perché non siete riusciti chiaramente a nascondere tutto, perché nel DEF l'avete scritto, tabella 3.4, pagina 72, così siamo chiari, che andando a prendere quelle che sono le misure che avete messo nella legge di bilancio del 2024, quella scorsa, che chiaramente avete finanziato solo per il 2024, non dovremmo andarle a rimettere, cioè quindi,
se andiamo a prendere già solamente il taglio del cuneo fiscale e le aliquote IRPEF, già là andiamo a occupare circa 14 miliardi, se ci andiamo a mettere poi dopo l'allontanamento della plastica e della sugar tax, gli interventi sulle pensioni, le decontribuzioni, il canone RAI, eccetera, arriviamo a circa 20 miliardi che voi non sapete dove andare a prendere e non volete dire agli italiani che dovrete mettere nuove tasse e o andare a tagliare i servizi. Questa è la realtà del perché non c'è un programmatico, signor Ministro. L'hanno detto in tanti, ma è bene ribadirlo perché altrimenti gli italiani non si renderanno conto di quello che voi avete deciso di fare con questo DEF. E la cosa più preoccupante, signor Ministro, è quella che è venuta fuori dalle audizioni dei giorni scorsi, cioè la decretazione del crollo della crescita del PIL. L'hanno detto praticamente tutti, Banca d'Italia, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Corte dei Conti, addirittura Banca Italia ha sancito un striminzito 0,6%. Voi avete messo un 1% in questo DEF, che perlomeno è lontano da quel velleitario 1,2% che avevate messo nella NADEF, che non stava né in cielo né in terra, visto che tutti i principali previsori oscillavano fra lo 0,6% e lo 0,8%. Avete messo un 1% che tra l'altro, lo ricordo, e in buona parte dovrà essere portato avanti e raggiunto solo se ci sta il PNRR. PNRR che voi avete spostato in avanti, ridotto e spostato in avanti al 2025 e 2026. Quindi, di fatto, questa crescita, il ritmo della crescita è crollato e non solo è crollato e abbiamo il problema che abbiamo detto prima del taglio del decreto legge 11, quello sul superbonus, ma anche la questione della contabilizzazione, signor Ministro. La contabilizzazione, quando è nato il superbonus, i crediti erano non payable, poi anche lei è intervenuto e ha ribadito, ed è stato anche detto in quest'Aula, l'ha detto chiaro e tondo che deve essere considerato una possibilità e non un diritto. E quindi questo, poi, e giustamente ha agito di conseguenza, avete fortemente limitato e poi avete affossato la misura. Quindi se è aumentato il deficit del 2023 non è responsabilità del superbonus, ma è perché voi avete con tutte le vostre azioni azzerato questo ritmo di crescita. L'avete fatto con una precarizzazione del mercato del lavoro, l'avete fatto con un carrello tricolore antinflazione che è stata solo una misura propagandistica assolutamente inefficace, tant'è vero che lo certificate voi stessi nel DEF quando andate a dire che i prezzi della spesa sono saliti del 9,5% quando il massimo raggiunto dell'inflazione nel 2022 è stato dell'8,4%, una misura che ha cristallizzato i prezzi, totalmente volontaria, del tutto inutile. E la tassa sugli extraprofitti ne abbiamo già parlato. Voi, oltre a questo, quali sono i risultati delle vostre azioni? Una diminuzione dei redditi reali degli italiani, meno 0,5% nel 2023. La propensione al risparmio degli italiani a livello più basso dopo il 1995. La percentuale di spesa sanitaria sul PIL al 6,3%, la misura più bassa dal 2007 in avanti, 12 mesi di calo consecutivo della produzione industriale, con il 2023 che accusa almeno 2,5%. E tutto questo, signor Ministro, è tutto responsabilità vostra, perché ripeto, ci siete da 19 mesi, il 2022 poteva non essere responsabilità vostra, ma il 2023 totalmente. Però è chiaro, è tutta colpa del superbonus. Lei addirittura ha detto che il mostro, in realtà la mostruosità sono tutte le azioni, signor Ministro, che avete fatto come governo, perché la colpa è totalmente del suo governo su queste azioni. Voi non potete dirlo, non potete dirlo neanche che la colpa sia del superbonus, neanche dopo la crescita di circa 140 miliardi di euro di entrate fiscali, una cosa che voi non citate mai, neanche per sbaglio. Ho ancora 40 secondi, signor Presidente. Grazie. È stata una scampanellata molto vigorosa. Per aiutarla a ragionare sulle conclusioni. La ringrazio. Sì, signor Ministro, chiudo anche in anticipo. Lei, sapevamo che il PNRR doveva essere il volano di crescita, ma non lo è stato. Poi,
Le vorrei ricordare che il phasing out del super bonus creerà dei problemi. Un super bonus che in una forma magari diversa avreste potuto utilizzare, visto che ci sta questo, visto che ci sta la direttiva Case Green, visto che voi avete approvato un patto di stabilità che ci porterà un taglio di 12 miliardi all'anno per 7 anni per i prossimi 7 anni, e o non avete capito quello che stava succedendo o lo avete capito e siete andati avanti. In entrambi i casi la situazione è imbarazzante. Voi quello che importa, che dovreste guardare, è la riduzione del rapporto debito-PIL, quello che noi abbiamo ottenuto con quel 17% in quel triennio, e che anche un economista mainstream come Giavazzi, consigliere economico del governo Draghi, a cui lei come ministro si ispira, ha detto che non è l'ammontare del debito che si andrà a seguire, ma andare a ridurre quel rapporto. Ed è per questo motivo, signor Presidente, e concludo, che noi abbiamo presentato una nostra risoluzione molto ampia ed esprimiamo voto contrario come Movimento 5 Stelle alla vostra risoluzione di maggioranza e al DEF. Grazie. La ringrazio.